Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova live reaction. Sta per cominciare, vero Giava? Milan-Juventus. Ragazzi, non so cosa aspettarmi da questa partita. Appena iniziata, io voglio augurarmi di rivedere un bel Milan come ho visto nel derby e come contro il Real Madrid. Sarà difficile perché lì la Juventus è imbattuta in questo campionato finora, ma fiducia, voglio avere fiducia. Io voglio augurarmi di rivedere un bel Milan. Fiducia, voglio avere fiducia. Mamma mia, come sei stato, se l'è masticato il tiro. Prima occasione per la Juve nel match. Andata bene. Come al solito, troppo spazio nelle autostrade laterali. Cop Miners, seconda occasione per la Juve che dopo un inizio un po' in sordina sembra stia iniziando a carburare. Occhio. Allora, questa è anche la partita di due ex. Abbiamo Kalulu nella Juve. Oh, il gol dell'ex con Kalulu mi sembrerebbe un po' strano. Però c'è Morata nel Milan, occhio perché il gol dell'ex di Morata è alla squadra a cui ha voluto tanto bene. Magari. Facile, facile per Maignan il tiro dei gatti. È una partita che stenta un po' a decollare. Siamo al quarto d'ora e finora diciamo che sì, la Juve qualche occasioncina l'ha avuta a differenza del Milan, però è una partita molto bloccata per ora. No, è emerso, chiudilo bene. Che è sta roba? L'ho vista dentro sul primo palo. Ildiz, qua Emerson l'ha chiuso male. Ildiz ha avuto tutto lo spazio per tirare dal limite. Palla fuori, però sì, è vero che finora è una partita abbastanza insipida, ma l'unica che ci sta provando un po' è la Juve e noi ancora non abbiamo fatto neanche un tiro. Vai Emerson, mostra tutta la tua qualità. Oh, Madonna. Niente. Manco il fallo si è preso. Vai Leao. La bozza di un'azione offensiva da parte del Milan, però alla fine chiude con un colpo di testa di Morata, decisamente con poche velleità offensive. Oh, chi è comparsa qua? Prova a dare uno sprint a questa partita finora molto moscia e senza emozioni. Corogliosa in effetti, devo Dai Emerson, dimostrati utile. Angolo, angolo, dai, dire. Angolo fino all'ultimo secondo. Vai, ultima azione, angolo per il Milan. Dopo un primo tempo sceno sarebbe fantastico chiudere il primo tempo in vantaggio così, immeritato. Stato Emerson Royal di testa, incredibile. Prima occasione. Sì, forse la prima occasione del Milan. L'avevo vista per un attimo nell'angolo, fai vedere di quanto è uscito? Di poco, Di di poco. pochissimo, peccato. Cioè, pensa a vincere magari con la Juve con un gol di Emerson Royal. Fantascienza. Finito primo tempo di una noia mortale. Costante. Auguriamoci che nel secondo accada qualcosa di più, magari da parte del Milan. Inizia adesso il secondo tempo che dire, lo 0-0 francamente ci serve anche a poco per come siamo indietro in classifica, quindi auguriamoci in un secondo tempo un pochettino più arrembante del Milan, quantomeno di provarci a fare qualcosa. Dai, apri per Leao, ma c'era spazio. Ma perché siamo sempre lenti anche quando abbiamo un po' di spazio? Oh. Mamma mia, cosa ha salvato Ciao qua! Cambiaso era arrivato veramente due passi a tirare. Grande chiusura di Ciao. Eh sì, è stato bravo. Magari Maignan la prendeva, perché era un po' defilato Cambiaso, però. Grande chiusura. Ciao che sembra nelle ultime partite essere ritornato un po', diciamo, quello dell'esordio col Milan, nel primo anno col Milan. L'anno scorso si era un po' perso. E sicuramente le squadre ci stanno mettendo tantissima voglia, però non riescono mai a farsi male. C'è da dire anche che far male a sta Juve non è facile perché è sempre ben posizionata dietro. Non si fa mai trovare squilibrata. Oh, fallo, dai! Punizione da ottima posizione. Meno male, sembrava perso il suo contropiede. La punizione è da posizione interessante. Ci sono sia Theo che Reinders, un mancino e un destro. Vediamo chi batte.
va Reinders, non ci sembrava partita bene, invece si è alzata troppo la traiettoria. Ah, peccato. Fallo di Emerson su Indiz, punizione pericolosa, è giallo per Emerson, attenzione. Emerson a Indiz l'ha sofferto abbastanza, finora ha tenuto discretamente bene, ma quando lo punta in uno contro uno soffre ovviamente. Attenzione lo schema, meno male, Reinders ha capito tutto. È entrato Pulisic al posto di un evanescente Loftus-Cheek. Pulisic è un po' sorpresa fuori dalla formazione titolare, vediamo se in questi 20 minuti finali riesce a dare quello sprint in più che è mancato davanti in questa partita. Porco giù da Morata, oggi non ne tieni una però. Dai, trovate un buco, inventatevi qualcosa, non lo so, cioè 75 minuti di giro palla, ogni tanto ci vuole uno spunto di un singolo, un'invenzione, se no, no. Invenzione, sbagliare gli stop per regalare i final trend. Sa che finirà 0-0 sta partita. Dai, mettete la palla in mezzo, proviamoci almeno. E basta girare col pallone intorno all'area. Niente, torniamo indietro. Non riusciamo mai a arrivare neanche al tiro. Bravo Pulisic, bella giocata. Morata si tiene la gamba, ma non credo ci sia nulla anche qua. Niente, alla fine non riusciamo mai ad arrivare al tiro. Quella è la cosa che mi dà più fastidio, cioè non ricordo un tiro in porta del Milan da inizio partita. Credo non ce ne sia stato nessuno. Dai Fofana, meno, almeno abbiamo provato a tirare in porta, grazie a Fofana che ha tirato la casa sua. Certo, se faceva gol da lì diventava eroe nazionale per i milanisti, però... Questa è la classica partita scritta da 0-0, a meno che non c'è la giocata dell'ultimo minuto, quindi tipo questa. Urca, pericolosa la Juve. Cioè, o finisce 0-0, o c'è qualcuno che si inventa la giocata all'ultimo. E un gol adesso, chi segna, cioè, ha vinto praticamente. Le squadre sono anche difese bene, mentre sulla Juve me l'aspettavo. Sul Milan devo dire che per ora abbiamo difeso bene, sbagliando poco o nulla, peccato che davanti non abbia neanche creato nulla. Bravo Pulisic, bella giocata, dai Musa, hai spazio, crossa bene. Dai, non c'è mai nessuno lì. Anche quei pochi cross che sono arrivati, ne avessimo preso uno noi, oh. No, sbagliamo quasi. Non vedo veramente, cioè io credo che questa partita durasse il doppio e finirebbe comunque a 0-0, guarda. Anche se fanno una partita da 180 minuti. Vai Ciucu, forse ultima azione. Ma perché? Perché cazzo, forse l'ultima azione, non puoi crossare sul fondo, Dio santo. Che partita di merda. Dai, forse allunga di 30 secondi perché c'è stato il cambio. Quindi ultimissima azione, veloci. Dai, per una volta, avete girato palla in difesa per 90 minuti, per una volta, proviamoci. Dai. No, non neanche provano a buttarle in mezzo. Oh! Io mi sono pure illuso. Forse l'unico tiro in porta tra mille virgolette è questo di Teo. Forse era una sponda riuscita male, non lo so. È finita. Credo di non scherzare dicendo che è stata una delle partite più noiose che io ricordi nella mia vita. Forse la più noiosa, guarda. Che vi devo dire? Ho registrato 90 minuti di nulla.